E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in una nuova recensione, sigla! Ed eccoci qui con un action figure del 2016 per la linea SH Figures, prodotta da Bandai Tamashii Nations per Dragon Ball Super. Abbiamo tra noi Beerus o Bills, eccolo qui, il dio della distruzione. Vediamo il packaging che ha questo stile nuovo che hanno adottato appunto per la linea. Qui vediamo sul lato un po' di immagini del nostro Bills e poi sul retro stessa cosa, vediamo un po' di pose della nostra figure. Qui c'è il logo di importazione di Cosmic Group, qui ci sono i loghi Tamashii Bandai e qui c'è il bollino di autenticità Toy Animations. Non c'è altro da vedere ragazzi, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori dalla confezione. Passaggio intermedio nel blister ed eccolo qui il nostro Beast e tutti i suoi accessori fuori dalla confezione. Andiamo subito a vedere le mani intercambiabili, sono 5. Partiamo dalle prime due, sono queste qui a palmo disteso, comunque ben realizzate, lo sculpt è ottimo, il painting qui delle unghie è abbastanza preciso comunque. Poi abbiamo questa mano singola qui con questa posizione, eccola qui, e qui vediamo un po' di painting nero sbagliato, cioè una sbavatura qui, e anche qui sulla parte interna c'è questo puntino nero. Diciamo che da un controllo di qualità Bandai mi aspetto ben altro, quindi questa è un po' una schifezza a mio parere. E poi abbiamo qui due mani a pugno, queste qui invece hanno un painting comunque abbastanza buono, ma c'è un'altra mezza schifezza, perché praticamente queste mani, vedete, sono fatte per impugnare un qualcosa, ma questo qualcosa non è presente in questa figure. Che cos'è questo qualcosa? È il cucchiaino che sarà presente invece con Whis. Praticamente la Bandai ha avuto questa trovata geniale di fare questa combo incredibile: se prendi Whis avrai anche il cucchiaino che potrai utilizzare anche con Bills. Non costava nulla inserire anche qui un altro cucchiaino. Comunque vediamo i visi intercambiabili, abbiamo questo qui con questa risata abbastanza cattiva, forse quasi folle, eccolo qui, comunque molto ben realizzato, qui il painting è molto preciso sia degli occhi che dei denti. E poi abbiamo il classico orecchino qui di Bills dipinto dorato. Su questo viola non ci sono assolutamente sfumature, è un painting abbastanza piatto. E qui abbiamo, diciamo, la chicca, la mia parte preferita della figura, ovvero questo volto che sbadiglia, davvero fantastico, reso davvero alla perfezione, mi piace davvero un sacco. Anche qui il painting comunque molto molto preciso. Ma andiamo a vedere il nostro Bills più nel dettaglio. Eccolo qui con il viso serio, devo dire anche questo molto molto ben realizzato, rispecchia molto bene il volto del personaggio. E qui come potete vedere il painting degli occhi è molto molto preciso, così come anche il painting su tutta la figura, a parte quella mano intercambiabile lì. Devo dire che è molto pulita come figura, come vedete ha bei dettagli, i colori sono molto vivi, qui ci sono i pantaloni scolpiti molto molto bene, e qui c'è anche questo painting su questa fascia qui che gli scende dalla vita, davvero molto preciso anche questo, con questo dorato e la parte nera. Devo dire che qui non ci si può assolutamente lamentare. E qui abbiamo le sue scarpe con questi anelli dorati intorno, anche queste ben realizzate, comunque non ci sono sfumature di painting, ma lo sculpt devo dire che non è male. Qui abbiamo la sua coda che è in plastica abbastanza morbida, però purtroppo non è posabile, non ci sarebbe voluto nulla di inserire magari un filo metallico all'interno e renderla un attimo posabile, dato anche comunque il prezzo di questa figure che è abbastanza alto, siamo in media sui 50-55 euro se non di più. Quindi ragazzi è una figure che costa abbastanza e non capisco sinceramente tutto questo costo a cosa sia dovuto. Comunque andiamo a vedere le articolazioni, abbiamo la testa qui su cerniera e sfera che comunque ha un buon raggio di movimento, naturalmente può anche ruotare. Abbiamo la classica articolazione a sfera al collo, qui abbiamo la classica articolazione a cerniera alle braccia con le spalline molto piccole, con la solita articolazione qui a sfera, bisogna fare un attimo attenzione qui perché sono davvero molto molto piccole. Poi abbiamo la solita sfera interna al braccio, la rotazione qui al bicipite, la doppia articolazione qui al gomito, naturalmente il braccio può ruotare, e poi al polso abbiamo il piegamento e la rotazione. Qui a mezzo busto abbiamo questa articolazione a sfera abbastanza funzionale, poi abbiamo anche l'articolazione alla vita che può fare anche in su e in giù come al solito, la cintura naturalmente
è un pezzo a parte. Poi alle gambe abbiamo la solita articolazione che va in su e in giù per aumentare il raggio di movimento della gamba, e devo dire che va molto bene verso l'alto, va anche molto bene all'indietro e naturalmente anche lateralmente. Poi qui al ginocchio abbiamo la solita articolazione abbastanza orribile da vedere, e questa qui devo dire che potevano risparmiarsela ancora una volta, dato il costo della figure potevano trovare una soluzione un attimino migliore di questa qui, che devo dire è diventata un po' obsoleta. Ai piedi abbiamo la solita sfera che permette piegamento laterale, un piegamento in giù, comunque un buon raggio, e poi abbiamo il piegamento alla punta del piede. Abbiamo anche la rotazione qui dello stivale. Comunque ragazzi, tutto sommato è un'ottima figure, comunque come avete visto è molto pulita, rispecchia alla perfezione a dir poco il personaggio, però ripeto, il costo è un tantino alto per quello che abbiamo, gli accessori non sono poi così tanti, e diciamo la figure sì è fatta bene, ma ripeto non ha soluzioni innovative che giustifichino questo costo, come per esempio questa articolazione qui, e oltretutto potevano almeno sprecarsi a mettere magari una base o un effetto energetico, ovviamente è molto ben posabile con le sue articolazioni. Andiamo a vedere i dettagli tecnici. La figure è alta praticamente 7 pollici, quindi siamo quasi sui 18 centimetri, 17 centimetri e mezzo. Naturalmente la paragoniamo adesso con Monnezza Spider-Man e come vedete siamo sui 7 pollici perché ha delle orecchie molto alte, ma ovviamente è una figura in scala 6 pollici. Il mio voto a questo Bills ragazzi non va oltre l'8.5, è un'ottima figura, avrebbe meritato qualcosina in più, però ripeto il prezzo più alto non è assolutamente giustificato da quello che abbiamo. Piccola informazione aggiuntiva, questa figura non sarà limitata, quindi sarà ristampata affinché avrà vita questa serie. Comunque ragazzi, fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questa figure con un commento qui sotto, lasciate come al solito il mi piace se il video vi è piaciuto, e se volete aiutare il canale a crescere condividete questo video. In descrizione trovate tutti i miei social, tutti i miei amici e naturalmente anche Dragon Legend dove ho acquistato questa figure. Vi lascio alle pose fighe, ciao da Ara, da Bills, e collezionate sempre.